punti, quarto posto per i neroverdi, l'Aquila 60 punti, una sesta posizione in classifica, i rossoblù rischiano l'accesso ai playoff a 2 giornate alla fine del campionato, Giulianova 40 punti, chiude la classifica il Celano con 25 punti. Ed ora il servizio di Mariano D'Amico sulla sconfitta casalinga dell'Aquila. La sconfitta casalinga più pesante nella gara più importante della stagione. L'Aquila è costretta ad arrendersi al Gavorrano, sceso in campo al Fattori, determinato e convinto di fare il risultato. 4-1 il punteggio finale, che ora compromette seriamente le ambizioni degli abruzzesi di centrare gli spareggi play-off. Per i toscani, invece, grazie proprio a questa vittoria, il sogno continua. Primi minuti di studio con l'Aquila volenterosa ma poco efficace e gli ospiti pronti a pungere. E sono proprio i toscani al 9° minuto a rendersi pericolosi con Pulina. Al 12° l'Aquila recrimina un calcio di rigore per un presunto fallo di mano di Alderoti su tiro di Improta. Al 22° l'Aquila va in gol, Piccioni si libera sulla sinistra, cross preciso per la testa di Agnello che insacca. 13 minuti più tardi la svolta della partita a favore dei toscani. Calvarese a terra in area il bomber Fioretti e per l'arbitro Saia di Palermo è rigore. È lo stesso Fioretti ad incaricarsi del tiro che viene respinto da Modesti. Il pallone però finisce sui piedi del neoentrato Sgambato che mette in gol. I padroni di casa continuano a pressare ma senza esito le conclusioni di Cunzi. A tempo ormai scaduto il direttore di gara assegna un altro penalty ai toscani per fallo di mano di Prizio. Stavolta Fioretti non sbaglia e sigla il suo 32° sigillo personale. La ripresa è nervosa e l'Aquila non reagisce. Al 26° arriva la terza rete dei toscani e Nocciolini a insaccare con un preciso rasoterra. 3 minuti più tardi ancora Nocciolini chiude definitivamente la gara. Soddisfatto Mister Buso per la prova dei suoi ragazzi. Sono stati bravi e poi hanno veramente spesso fatto una partita come hanno fatto nelle ultime partite con Lamezia, Catanzaro e Aprilia. Domenica all'Aquila arriva l'Aprilia per un'altra gara a spareggio. Se hai la capacità di resettare tutto, hai questa chance importante di poter rientrare nel giro playoff.